radio per le tasche delle persone che abitano, vivono luoghi di lavoro e spendono quindi per pagare delle bollette più elevate di quello che dovrebbero essere, ma è anche un impatto sulla collettività, perché i consumi legati in particolare al riscaldamento, ma anche alla produzione di energia elettrica che usiamo a casa nostra, nella nostra azienda, ma comunque viene prodotta da una centrale, da qualche altra parte che utilizza dei combustibili, libera, genera delle emissioni che vanno in atmosfera e che, sapete, incidono poi sul problema dei cambiamenti climatici. Quindi questo contesto è quello che oggi sempre di più ci fa vivere delle situazioni che non sono più straordinarie, quindi gli effetti dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti, purtroppo, con degli eventi, come dicevo, che non sono più straordinari nella loro frequenza di accadimento, ma sono straordinari nell'impatto che poi generano, quindi anche l'alluvione recente che abbiamo vissuto nell'area di Castelmaggiore, legato comunque, tutto collegato anche a situazioni climatiche. Quindi, senza insomma entrare troppo nel merito, però gli eventi interessano anche ovviamente pesantemente la penisola italiana, che appunto, essendo circondata dal mare, quindi anche il problema legato appunto alle coste, e le stime del CNR dicono che ad oggi ci sono 45.000 persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per appunto fenomeni di meteo estremo. A questo dobbiamo aggiungere anche i problemi legati alla salute delle persone, quindi l'inquinamento atmosferico legato anche appunto al riscaldamento degli edifici comporta anche problemi respiratori, ma anche i cambiamenti climatici, le situazioni di temperature estreme generano dei problemi particolari sui bambini e sugli anziani. Quindi questo per dire che ognuno di noi nella propria coscienza sa che quello che può dovrebbe valutare come può intervenire per ridurre questo tipo di impatto. Però sappiamo che, e questo sarà il compito del dottor Preziosi, che tutti questi investimenti, cioè tutti questi interventi richiedono degli investimenti, quindi vuol dire andare in tasca e pagare, anche se poi avrò dei benefici nel tempo, no? E quindi diventa fondamentale ragionare e fare una carrellata su quelli che sono gli strumenti di incentivo che abbiamo oggi a disposizione per sostenere questi investimenti, sia gli incentivi, come diceva prima il signor Giovannini, di tipo volumetrico, ma anche appunto le detrazioni fiscali e tutto quello che abbiamo a disposizione. Sulle detrazioni fiscali solo proprio due parole per dire che è una misura che come associazione di categoria abbiamo combattuto fin dall'inizio per averla. È stato un risultato che abbiamo portato a casa per le ristrutturazioni edilizie, e ogni anno, sapete, c'è il balletto a fine anno per quanto riguarda il rinnovo anche delle altre tipologie di detrazioni che non sono stabili. La novità è legata alla cessione delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica, di cui appunto non entro nel merito perché sono oggetto dell'intervento del dottor Preziosi, però la novità è legata alla possibilità appunto di questa cessione, quindi il soggetto che sostiene, che fa l'intervento e lo paga, invece che fruire lui della detrazione spettante, la può cedere. Sostanzialmente si traduce in una sorta di sconto immediato su quello che è l'importo del lavoro. E su questo abbiamo un progetto di livello nazionale che ci consente, come CNA, con un partner finanziario, con dei partner industriali, di poter mettere a disposizione di chi fa gli interventi, in particolare sui condomini, di questo tipo di ulteriore aiuto economico. E il progetto si caratterizza per alcuni elementi, diciamo, di valore che abbiamo portato qui. Allora, il fatto che si coinvolga una struttura consortile come soggetto che soggetto che realizza il lavoro per il condominio rappresenta un elemento di garanzia sia per il condominio, perché essendo un soggetto consortile poi all'interno ha più operatori che possono intervenire, sia per l'investitore, perché c'è la garanzia che comunque l'opera venga portata a compimento. E l'altro aspetto positivo del progetto è il fatto di avere già dei partner industriali coinvolti che hanno la disponibilità di assorbire la detrazione, quindi è già certo che
per un certo quantitativo di milioni di euro c'è qualcuno che assorbe questa detrazione. E poi sono state messe a punto una serie di servizi a supporto che vanno appunto a completare l'offerta, quindi laddove anche i condomini avessero bisogno per la quota parte che devono pagare di un finanziamento è stato previsto, ci sono delle figure tecniche aggiuntive che danno un ulteriore elemento di garanzia perché seguono gli andamenti del cantiere, insomma è stato fatto tutto in modo da garantire che l'operazione possa andare a buon fine e possa quindi effettivamente essere portato a casa il risultato anche della cessione. Questo è il preambolo. Allora, veniamo invece alla parte più tecnica. Allora, per intervenire, non so se sono in mezzo o mi sposto, okay. Non voglio togliere la visuale, sennò le slide sono in. Allora, per intervenire su un edificio, sia per quanto riguarda la riqualificazione energetica, sia per quanto riguarda poi la messa in sicurezza sismica, di cui parlerà appunto l'ingegnere Migliaccio, il suggerimento che noi diamo è quello di partire facendo un'analisi dello stato dell'edificio, perché non ci sono delle soluzioni precostituite, preconfezionate per tutte, ma ogni edificio ha le proprie caratteristiche, non solo di tipo tecnico costruttivo, ma anche legato a come quell'edificio viene utilizzato. Quindi, per capire caso per caso quali sono le criticità e quali sono le tecnologie che meglio possono essere adottate per la riqualificazione di un determinato edificio, il primo passaggio che noi suggeriamo di fare è appunto quello della cosiddetta, l'ho chiamata in termine generico, analisi energetica, perché se avessi usato il termine diagnosi energetica voleva dire una cosa ben definita, qui volevo esprimere un concetto più ampio, insomma, un processo che va a verificare appunto lo stato dell'arte e valuta quali sono le opzioni migliori da applicare, da proporre. Un'analisi energetica può essere realizzata in due, ci può essere il via a questa esigenza di analisi energetica da due punti di partenza diversi. In un caso ci sono dei problemi, l'edificio, chi vive quell'edificio riscontra che lo stesso ha delle criticità e quindi si decide di capire, di analizzare per capire a che cosa sono dovute queste criticità e quindi su cosa si può intervenire. Oppure ci possono essere dei casi di opportunità, ovvero l'edificio ha necessità di essere interessato da qualche tipo di intervento di manutenzione, ad esempio devo rifare la facciata, senza pensare a un intervento che abbia delle implicazioni anche energetiche, ma magari solo estetiche, però diventa un'opportunità anche per valutare invece interventi che vanno a agire sulla componente energetica, quindi uniamo un intervento che avrebbe una finalità con anche l'aspetto energetico, quindi si va a ottimizzare anche l'intervento. E l'analisi energetica banalmente richiede una fase di acquisizione di dati, che appunto siano dati relativi all'edificio, come è costruito, con che materiali, eccetera, quanto consuma. E questi dati devono essere elaborati per andare a identificare quelli che possono essere gli interventi e valutarne i costi e benefici e quindi fare una proposizione al committente di quali sono le soluzioni che il tecnico di volta in volta individua come quelle migliori da praticare. Per quanto riguarda le possibili linee di intervento per la riqualificazione energetica di un edificio, ve le ho rappresentate in tre macro blocchi. Allora, abbiamo le soluzioni che servono per ridurre quelle che sono le dispersioni, gli sprechi legati a un edificio e di contro anche sfruttare il più possibile gli apporti naturali, quindi il calore che viene dalla luce solare, eccetera. Poi abbiamo le soluzioni tecnologiche invece che servono a efficientare il sistema impiantistico che mi dà quello che mi serve per l'edificio, in termini sia di generazione che di gestione proprio degli impianti. E poi abbiamo le soluzioni che ci consentono di autoprodurre l'energia di cui l'edificio ha necessità sfruttando quelle che sono dette le fonti rinnovabili, quindi fonti alternative alle fonti fossili.
entrando un pochino più nel merito, le soluzioni per la riduzione del fabbisogno, diciamo, se volessimo seguire anche lo schema logico per approcciare nel modo migliore un processo di riqualificazione energetica di un edificio, dovremmo prima intervenire andando a ridurre la quantità di energia di cui quell'edificio ha bisogno per la sua, per il suo funzionamento. Poi dopo andare a ragionare sulla parte impiantistica, quindi dimensionare gli impianti sulla base del fabbisogno corretto dell'edificio, e quindi valutare anche appunto se quell'edificio può sfruttare la produzione di energia da fonte rinnovabile. Quindi partiamo da quella che dovrebbe essere la prima valutazione da fare, quindi il contenimento delle dispersioni. L'edificio disperde attraverso il più involucro, quindi le pareti, la copertura, il basamento e anche le parti vetrate, le chiusure, insomma, finestre, porte che siano. Per contenere questo tipo di dispersioni noi possiamo sulle pareti intervenire o dall'esterno, quindi avvolgendo sostanzialmente con un materiale isolante tutto l'edificio. Questo, diciamo, che è la soluzione che porta il risultato tecnico migliore, perché va a ridurre i ponti termici. Poi non entro più nel merito, se poi volete affrontarmi meglio questo argomento in sala, ci sono dei tecnici più bravi di me, però insomma è quello che dà l'effetto migliore. È anche quello che ha dei costi maggiori, perché comporta poi tutta una serie di interventi legati, cioè andiamo ad aggiungere uno spessore alla parete, quindi dobbiamo lavorare poi anche sulle finestre, sugli impiantistici. E laddove non è possibile, supponiamo un condominio, il condominio decide di non fare un intervento condominiale sulla parte comune di tutta la parete, di tutto l'involucro, il singolo condomino che entra, magari sta ristrutturando casa, può decidere di fare l'isolamento dall'interno, quindi il materiale isolante viene posto sulla parete dall'interno. Questo appunto è più facile da realizzare, però non elimina del tutto i ponti termici, quindi ha un effetto, diciamo, non completamente soddisfacente. Ci sono alcune costruzioni che, quando sono state realizzate, avevano un'intercapedine vuota. In quel caso, che già l'aria comunque ha un minimo di effetto isolante, però in questo caso, laddove la struttura è fatta così, si potrebbe anche insufflare l'isolante all'interno dell'intercapedine. Questo vuol dire fare dei buchi in una certa raggiera, diciamo così, e spruzzare all'interno dell'isolante, che poi si espande e va a chiudere l'intercapedine. Questa è un'altra tipologia di soluzione. Oppure ci sono anche degli intonaci, la tecnologia, sapete, anche sulle materiali c'è una produzione costante, che hanno delle proprietà anche essi stessi isolanti. Certo, non è la stessa cosa che fare, non so, 15 cm di materiale coibentante, ma insomma qualcosa si può ottenere anche solo con un intervento leggero di questo tipo. Se invece andiamo a lavorare sulle coperture, a seconda che il tetto sia a falde, che quindi ci sia un sottotetto abitato, riscaldato o meno, oppure sia un tetto piano, le soluzioni possono essere diverse. Se abbiamo una copertura col tetto a falde, quindi esiste un sottotetto, se questo non è riscaldato e non è abitabile, la soluzione, diciamo, più migliore da adottare è quella di stendere il materiale isolante sul pavimento praticamente del sottotetto, perché l'ultimo pezzo è un ambiente non riscaldato, io vado a creare la mia barriera termoisolante sull'ultima parte che separa l'ambiente riscaldato da quello non riscaldato. E questo, ci sono poi soluzioni diverse a seconda che il solaio debba essere calpestabile o meno, però sicuramente è un intervento, diciamo, poco costoso e con un risultato soddisfacente. Se invece il sottotetto è abitabile ed è riscaldato, posso intervenire o da sotto, quindi posizionare il materiale isolante all'intradosso, se dice così, all'intradosso, oppure lo possiamo posizionare da fuori,
ovviamente con un intervento un po' più oneroso, perché devo togliere le tegole, quello che c'è la copertura esistente, e andare a posizionare il materiale isolante sopra. E nei tetti piani si possono usare altre, insomma, altre tipologie di finitura, però il concetto è lo stesso, quindi vado a fare sulla guaina isolante, vado poi a posizionare il materiale isolante, poi dopo c'è lo strato di finitura che può essere lamiera o insomma. E un'altra soluzione è quella del tetto ventilato, che sostanzialmente, come nell'ultimo caso che vedete alla vostra sinistra, si va a creare, oltre allo strato isolante, si aggiungono anche degli spessori che fanno sì che ci sia uno strato in cui l'aria passa, quindi sostanzialmente anche il flusso d'aria interviene sia per facilitare poi l'espulsione dell'umidità all'interno dell'edificio, ma come dicevamo prima anche l'aria ha un potere isolante, insomma, e quindi essa stessa interviene per questo tipo di risultato. Scusate, ho guardato, si va indietro. Poi dicevamo l'altro elemento dell'involucro che può separare l'ambiente riscaldato dall'ambiente freddo è il basamento, il pavimento, che può essere o il pavimento posizionato sul terreno oppure il pavimento che separa un ambiente riscaldato, un appartamento, dall'ambiente sottostante, che possono essere garage o cantine non riscaldati, oppure nel caso dei condomini che hanno il portico, possono essere appunto i pavimenti degli appartamenti dove sotto c'è l'area vuota di portico. E anche in questo caso, appunto, andando a posizionare o da sopra o da sotto, a seconda dei casi dove può risultare più facile, si possono ridurre le dispersioni appunto dalla parte del pavimento. E, ecco, come elementi che vi ho voluto evidenziare di attenzione, laddove andiamo a fare l'isolamento di un pavimento che è contro terra, cioè il basamento tocca per terra, bisogna stendere anche la guaina isolante per evitare la risalita dell'umidità, e nelle abitazioni, insomma negli edifici dove si è scelto di fare l'impianto di riscaldamento a pavimento, cioè con le tubazioni annegate nel pavimento dove circola l'aria calda, occorre posizionare l'isolante nello strato giusto, insomma c'è una stratigrafia, non so se si dice così, corretta da seguire, quindi ci va prima l'isolante e poi dopo sopra vanno i tubi e poi c'è gli elementi di finitura. Per quanto riguarda invece quelle che sono le chiusure, quindi le finestre o le porte, si può intervenire sia sull'esistente andando ad esempio a sostituire vetri dove è possibile, no? Nel senso, ci sono degli infissi in legno, vetro singolo, e l'infisso ha un determinato spessore, è possibile sostituire il vetro e posizionare un vetro doppio piuttosto che un vetro camera. Il vetro camera, sapete, sono due vetri con all'interno uno spazio che può essere riempito di aria oppure di altri gas che hanno potere di isolante più elevato, oppure si va a sostituire direttamente l'infisso mettendo su tutti degli infissi con dei poteri di isolamento che si esprimono con il parametro della trasmittanza termica, cioè quanto più bassa è la trasmittanza sostanzialmente ci dà il senso di quanto caldo esce fuori, quanto più bassa è la trasmittanza tanto più performante l'infisso dal punto di vista energetico, sia nella stagione invernale nel flusso di caldo che va dall'interno all'esterno, ma anche nella stagione estiva per quanto riguarda invece il fatto di tenere fuori il caldo dell'ambiente esterno verso un ambiente che può essere più o meno climatizzato all'interno. Le porte d'ingresso sono anche queste una chiusura che separa l'ambiente riscaldato da un ambiente non riscaldato, e quindi possono essere un elemento dove c'è un punto dove c'è una dispersione, e quindi esistono porte che anche loro al loro interno, tra i pannelli, hanno anche elementi di isolamento. Vi ho riportato la figura anche di un capannone industriale, perché anche su Lucernai ovviamente esistono soluzioni che prevedono appunto l'isolamento termico di questo tipo di chiusure trasparenti. Poi parlavamo della possibilità di ridurre
la quantità di energia che un edificio richiede attraverso la gestione, lo sfruttamento di quelli che sono chiamati gli apporti gratuiti, sia in termini di sfruttamento perché lo uso, sia nel senso di tenere fuori quello che invece mi danneggia perché mi richiederebbe poi un consumo energetico per la climatizzazione. Quindi i sistemi per l'ombreggiatura servono appunto per fare entrare la radiazione solare nella stagione invernale, quando, quando quell'apporto mi serve perché mi aiuta a scaldare l'edificio, e a tenere invece fuori la radiazione solare nei mesi estivi, quando questo invece mi andrebbe a generare un surriscaldamento. Quindi possiamo avere sistemi vari, dagli scuri, le tapparelle, insomma tende, eccetera, e i frangisole che sono progettate appunto per fare in modo che quando i raggi sono bassi, quindi siamo in inverno, la luce entri, quando sono più verticali, perché siamo nella stagione estiva, invece viene ombreggiata la finestra, la parete trasparente, e quindi la radiazione rimane fuori. E invece possiamo sfruttare la luce naturale al posto della luce artificiale, che comporta quindi un consumo di energia elettrica, attraverso soluzioni come quella che vi ho riportato in figura, che si chiamano solar tube, che laddove abbiamo degli ambienti ciechi, dove ovviamente c'è la possibilità con questo tubo che ha degli specchi, che è un sistema di riflessioni, portano la luce all'interno, di avere appunto illuminato un ambiente che diversamente potrebbe essere illuminato solo esclusivamente con la luce artificiale. Quindi questa sì, non è una soluzione praticabile sempre e ovunque, però è una possibilità. Lo sfruttamento dell'apporto gratuito del sole per uso del riscaldamento si può avere anche con quelle che sono chiamate le serre solari. Quindi posso creare un ambiente come proprio una serra attraverso una chiusura vetrata che fa sì che quell'ambiente si vada a riscaldare e poi rilascia il calore negli ambienti retrostanti. Ovviamente anche in questo caso bisogna avere attenzione durante la stagione estiva di evitare il surriscaldamento, quindi queste serre solari deve essere possibile aprirle quando c'è il sole d'estate, insomma. Quindi devono essere ventilabili, devono essere anche appunto apribili. Per quanto riguarda invece l'efficientamento degli impianti, quindi ho fatto una slide sola perché sennò stavo qui veramente a parlare tutta la sera, ve le ho divise tra soluzioni relative alla climatizzazione, sia essa invernale, quindi per il riscaldamento, estiva, quindi per il condizionamento, e le soluzioni invece per l'illuminazione, distinguendo tra generatori ad alta efficienza, che per quanto riguarda la climatizzazione possiamo avere varie soluzioni, caldaia a condensazione, le pompe di calore, sistemi ibridi che sono impianti che come generatore hanno sia la pompa di calore che la caldaia, quindi sistemi che sfruttano sia l'elettricità che il combustibile, il gas metano, e queste sono soluzioni che possiamo applicare in contesti abitativi, insomma anche in contesti produttivi. Cogeneratori, anche se abbiamo anche micro cogeneratori che possono essere applicati anche in contesti residenziali, è più facile invece che siano soluzioni praticabili in contesti produttivi, dove c'è contestualmente una richiesta di energia elettrica ed energia termica. Il cogeneratore fa praticamente, siccome per produrre energia elettrica usando combustibile, il rendimento è basso, quindi c'è una parte del potere, diciamo, calorifico del combustibile che viene persa sostanzialmente. Attraverso il cogeneratore, questo che sarebbe uno scarto termico in realtà viene utilizzato per produrre anche l'energia termica, quindi è un sistema che complessivamente ha un rendimento molto, molto più elevato perché c'è questa produzione combinata che mi riduce gli sprechi. E in contesti produttivi dove c'è anche la necessità di una di vapore, c'è una soluzione ulteriore che si chiama trigenerazione, che produce, c'è un impianto che produce contemporaneamente l'energia elettrica, l'energia termica e il vapore. Quindi, però parliamo di situazioni insomma non così diffuse anche come necessità.
Per quanto riguarda la climatizzazione estiva, quindi condizionamento degli ambienti durante l'estate, le soluzioni che sono a più alta efficienza sono i condizionatori a inverter, che modulano praticamente l'assorbimento dell'impianto in funzione delle necessità, e quindi generano un consumo più basso, ma banalmente li conoscete perché c'è l'etichettatura energetica di queste apparecchiature, sono quelli che hanno la classe A più, eccetera, no? E per quanto riguarda invece l'illuminazione, l'illuminazione degli ambienti, siano essi anche qui produttivi o residenziali, sicuramente le lampade a LED sono quelle che oggi hanno la migliore efficienza, quindi che garantiscono con un minor consumo di kilowattora condizioni di illuminamento che servono nei vari contesti. Efficientamento degli impianti, come dicevamo, non si limita però solo a scegliere quelli che sono i generatori, cioè l'elemento che mi produce l'energia di cui ho bisogno, che mi produce sì, la funzione di cui ho bisogno ad alta efficienza, ma anche tutti quei sistemi che mi aiutano a gestire al meglio l'impianto. Quindi per quanto riguarda gli impianti per la climatizzazione, quelli che sono i sistemi che permettono di ottenere il riscaldamento di un ambiente a bassa temperatura sicuramente influiscono in modo positivo su un processo di efficientamento, perché a monte mi chiedono un generatore che lavora diversamente, no? Quindi gli impianti a pavimento che dicevamo prima, ma possono essere anche pannelli radianti a superficie piuttosto che anche sul tetto, quindi sul soffitto. Sono tutte soluzioni che praticamente aumentando la superficie su cui avviene lo scambio termico tra l'elemento caldo e l'ambiente che devo riscaldare, per me fanno sì che si possa ottenere quel livello di gradi dell'ambiente riscaldato con una temperatura dell'acqua che gira più bassa. E le caldaie a condensazione, ma anche le pompe di calore, sono soluzioni che danno il miglior risultato se combinati con i sistemi di distribuzione a bassa temperatura. Poi anche tutti quelli che sono i sistemi per regolare la temperatura in funzione della mia necessità mi aiutano a ottenere un risultato di risparmio energetico, sia il cronotermostato che banalmente io programmo col timer e le ore del giorno in cui quell'ambiente deve essere riscaldato, deve raggiungere quella determinata temperatura perché l'ambiente è utilizzato, piuttosto che soluzioni più evolute anche con la domotica. Sapete che uno magari anche da remoto può programmare quando l'impianto si deve accendere. E le valvole, che penso insomma bene o male ormai abbiamo tutti sui radiatori, che spostando 1, 2, 3, 4, 5 praticamente fissano quello che è il livello di temperatura che voglio raggiungere nell'ambiente, e quindi l'impianto poi quando la raggiunge stacca sostanzialmente. E la ventilazione meccanica è una soluzione che ancora magari non è tanto diffusa, ma che è consigliata laddove si va a isolare l'edificio, si mettono infissi molto performanti, perché le case vecchie sì, disperdevano ma respiravano, come si dice, no? Quindi avevano un flusso anche di ricambio attraverso le varie dispersioni. Andando a isolare così perfettamente l'edificio si blocca, quindi o sta sempre lì a aprire la finestra, che però deve essere anche attento, deve cronometrare, un morito ingegnere attenta a non aprire la finestra più di 4 minuti, perché se no con questi sistemi con questi sistemi invece c'è lo scambio d'aria, c'è il ricambio dell'aria, ma anche con una riduzione delle dispersioni, perché l'aria calda che esce in inverno dall'ambiente riscaldato preriscalda in uno scambiatore l'aria fredda che viene prelevata dall'esterno, e viceversa nella stagione estiva, quindi l'aria fredda che viene espulsa preraffredda l'aria calda che prendo da fuori. Quindi è un sistema che mi permette di ridurre le dispersioni legate appunto ai cambi dell'aria. Sul fronte dell'illuminazione, le soluzioni che ci vengono in aiuto per utilizzare la luce artificiale solo quando serve possono essere parte appunto
accendere e spegnere in maniera attenta, possono essere i crepuscolari, quindi che in funzione del livello di luminosità naturale che c'è all'esterno, dosano l'accensione delle luci e anche il loro livello, e i sensori di presenza. Sapete, andate nei bagni dei ristoranti adesso, ogni tanto dovete far così, perché se si sta bevendo dopo qualche minuto si spegne la luce, insomma. Ecco, questi sicuramente non sono accorgimenti che si adottano in un contesto abitativo, però nelle aziende invece sicuramente sì. E sulla autoproduzione di energia, gli impianti più frequentemente utilizzati nei vari contesti sono l'impianto fotovoltaico, che ci permette di produrre l'energia elettrica, e oggi che non ci sono più gli incentivi che mi pagavano ogni kilowattora prodotto da fotovoltaico, bisogna fare molta attenzione e progettare bene l'impianto sulla reale necessità che l'utente ha, che sia una casa o appunto un'attività produttiva. E bisogna massimizzare quello che è chiamato l'autoconsumo, quindi consumo che ho contestualmente mentre l'impianto va, perché in quel momento io uso direttamente il kilowattora che è prodotto dall'impianto fotovoltaico. Le aziende che lavorano di giorno ovviamente sono la situazione dove l'autoconsumo può raggiungere i livelli più elevati. Nelle abitazioni dove abitano persone che invece durante il giorno sono al lavoro, ecco, bisogna studiarla un pochino meglio, e possono venire in aiuto i sistemi di accumulo, le batterie. Da valutare anche qui bene, perché sono ancora soluzioni che hanno un certo costo e sono soluzioni che hanno una durata più bassa, più corta di quello che è la durata dell'impianto fotovoltaico, quindi le batterie vanno cambiate più frequentemente rispetto alla durata dell'impianto. Però anche qui, con un'attenta valutazione progettuale, si possono prendere in considerazione. Poi gli impianti fotovoltaici, nel momento in cui si fanno, oltre a stare attenti a dimensionarli correttamente, bisogna anche progettarli affinché si sfrutti in modo migliore la luce naturale che li colpisce, quindi a livello di inclinazione rispetto al piano su cui sono poggiati, e ovviamente se parliamo di un tetto piano, se parliamo di un tetto in falda, di solito si fa complanare alla falda del tetto, non è che si creano delle pendenze diverse. E anche rispetto all'orientamento, quindi se avete delle superfici che sono il vostro tetto ha solo la superficie esposta a nord, non è certamente la soluzione su cui poter fare questo tipo di investimento. Però da est a ovest, anche se est e ovest sono un po' al limite, però sud-est e sud-ovest sono comunque situazioni che danno un buon rendimento, non solo il sud. Per quanto riguarda invece la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, abbiamo il pannello solare termico, che sostanzialmente sfrutta la radiazione del sole per riscaldare l'acqua a uso sanitario, ma si possono valutare anche impianti che vanno ad aiutare l'impianto di riscaldamento, cioè pannelli che aiutano un po', che danno una mano all'impianto di riscaldamento. Qui da valutare bene, perché non dobbiamo esagerare, non si può fare un impianto solare termico che soddisfa completamente il fabbisogno per il riscaldamento, perché dovremmo mettere così tanti pannelli per generare il caldo, che poi d'estate avrei una produzione di acqua calda che non mi serve, insomma. E i generatori a biomasse, quindi stufe a pellet, acciappato, qui bisogna stare attenti però all'efficienza degli impianti e alle emissioni che generano, perché poi abbiamo anche dei provvedimenti in regione legati alla qualità dell'aria che limitano l'utilizzo di queste apparecchiature sotto i 300, nelle zone sotto i 300 metri sul livello del mare, quindi non sono applicabili ovunque se non hanno appunto prestazioni di un certo tipo. E gli impianti geotermici a bassa entalpia sono pompe di calore che, come serbatoio che produce l'energia, sfruttano il terreno. Queste sicuramente non sono soluzioni praticabili ovunque, perché bisogna scavare e mettere giù le sonde che mi permettono di fare lo scambio col terreno, quindi di solito sono soluzioni che si adottano nelle nuove costruzioni, oppure se faccio delle riqualificazioni pesanti, insomma. Però sono sicuramente di interesse.
Io lascio la parola, che parla della parte sismica, all'ingegnere Migliaccio. Vi ringrazio. Buonasera a tutti. Il mio compito direi che è abbastanza semplice, nel senso che mi tocca di esporre il nuovo approccio metodologico che viene, che è stato recepito da una nuova normativa. L'evoluzione della normativa ha avuto un percorso molto lungo, perché fino al 1972 si erano previsti nella normativa italiana solamente le azioni orizzontali dovute al vento. Non è proprio vero, perché la prima normativa italiana che prevedeva una certa attenzione sugli effetti sismici data 1908, che corrisponde alla sisma che molto pesante che si è avuto in Sicilia. Poi abbiamo seguito l'evoluzione della casualità e dei danni determinati dagli eventi sismici, e a ogni sisma importante è stato in qualche modo aggiunto un tassello all'aggiornamento della sicurezza, in maniera tale da avere e aumentare la sicurezza generale dei fabbricati. Penso al 76, che c'è stato la sisma della Friuli Venezia Giulia, penso all'84, fino ad arrivare ai giorni nostri, che vedono un punto particolare e di particolare attenzione nel sisma del 2012, per il quale, nel quale ci sono stati veramente molti danni nei fabbricati artigianali industriali, e a seguito dei quali si è pensato che in realtà era necessario obbligare un adeguamento dei capannoni industriali. Sostanzialmente questo è lo scenario. E quindi in realtà rispetto alla vecchia classificazione sismica, che nell'Emilia Romagna individuava solamente 5 comuni sismici di seconda categoria, c'è stato un successivo e progressivo incremento dei comuni, delle zone di diverse più pesante classificazione sismica, fino ad arrivare ai giorni d'oggi, in cui abbiamo 4 zone sismiche. Tutta l'Emilia Romagna, generalmente tranne 5 comuni, ricade nella zona sismica di classe 3. A questa fase, in basso, sì, ecco qui. A questa fase si è giunto veramente un cambiamento forse epocale della normativa sismica, nel senso che si è aggiunto un concetto di rischio sismico. Il rischio sismico che va a misurare il grado di ogni singolo fabbricato a essere idoneo a resistere a certe intensità di scosse sismiche. Fa propria la classificazione della classe energetica, in cui divide tutta la performance di un fabbricato atto a contenere l'energia in N classi, in 8 classi per quanto riguarda il contenimento energetico, e si è ripetuto questa classificazione anche per il rischio sismico. E infatti si sono individuati 8 classi che viaggiano dalla A più e al G. La più corrisponde ovviamente alla migliore sicurezza che ha il fabbricato, e G è quello che è più scarso. Di più, c'è stato una cosa vuole evidenziare il rischio sismico? Fa riferimento alla vita naturale di un fabbricato, esattamente come una persona umana ha una data di nascita e una morte. Il fabbricato ha le stesse dinamiche. La vita naturale di un fabbricato è attorno ai 100 anni. Un fabbricato è più
gode di una situazione più favorevole, nel senso che se si fa una manutenzione costante, esattamente come lo si fa per le macchine, questo periodo di vita si allunga proporzionalmente all'accortezza con cui si ha cura di fare il tagliando, in poche parole. E il rischio sismico va a indicare un punto di le condizioni fisiche del fabbricato, per cui si prendono i due estremi: il fabbricato nuovo ha un grado di sicurezza pari a 100, il fabbricato molto vecchio con l'avvente ha grado di sicurezza pari a 0. Quindi se il grado di sicurezza è pari a 0, il costo che bisogna sostenere per riportarlo in vita è elevato, è equivalente al costo di demolizione e ricostruzione, mentre per il fabbricato nuovo evidentemente prima di rifare un tagliando ce ne vuole tanto. Introduco un altro concetto che probabilmente sarà il futuro dell'evoluzione normativa. In Lombardia per esempio c'è nel regolamento edilizio una norma che rende obbligatorio per i fabbricati che hanno un'età superiore ai 50 anni di verificare l'idoneità statica del fabbricato, e questa idoneità statica va ripetuta ogni 15 anni, più o meno come le macchine, cioè dopo 10 anni ogni 4 anni devi fare la tua tagliata. Bene. Tipologia vetustata, sapeva bene. Ecco, questo qui è simpatico perché in realtà dal 1909 in poi si sono aggiunte man mano tutte le zone in cui si è considerato che ci fosse un effettivo pericolo di azione sismica. E la cosa che è abbastanza importante è che questa scossa sismica hanno determinato sia molti morti, ma 150 miliardi di euro di danni complessivi ad oggi. L'altro concetto che viene recepito da questa normativa è facciamo prevenzione e non facciamo ricostruzione post-sisma. Perché? Perché il costo di fare interventi di prevenzione sono sostanzialmente inferiori al costo di recuperare i danni successivi. La sisma bonus si basa su questo concetto. Si valuta che è molto meglio il beneficio fiscale che viene previsto dal sisma bonus è un beneficio fiscale importante. Per i condomini si arriva all'85% del beneficio fiscale, che vuol dire che su un intervento di 100.000 euro, 85.000 euro ti vengono restituiti nell'arco di 5 anni. Questa è un po' la filosofia e la premessa. Qual è la situazione italiana? La situazione italiana è che il 65% dei fabbricati esistenti sono stati costruiti prima dell'81. Prima che venisse in qualche modo attuata una efficace normativa sismica, il che vuol dire che il 65% del patrimonio edilizio italiano è vulnerabile, non è idoneo a resistere a rotazioni sismiche. Questa è la situazione su cui noi dobbiamo essere preparati e dobbiamo in qualche modo, e lo stiamo facendo, cercare di acculturarci. Sensibilità. Questi sono i terremoti ecco, mi preme evidenziare anche questo discorso: la nuova normativa, ma anche la vecchia della verità del 2008, ma nel 2018 è stata un po' più sofisticata, va a introdurre un approccio metodologico di analisi del fabbricato esistente, che deve tenere in considerazione sia la zona sismica, sia l'edificio
il comportamento di un edificio è diverso se è un edificio isolato, se è un edificio che è parte integrante di un aggregato strutturale, di un insieme di fabbricati, il cui comportamento sismico può essere completamente diverso, sia per la diversa consistenza dei fabbricati, sia per la diversa geometria, e le conseguenze sono ovviamente diverse. Poi, questo è l'approccio metodologico, bisogna andare ad analizzare sia la tipologia strutturale, che può essere in cemento armato di ferro e in muratura, e questa è la prima analisi che bisogna fare. Dopo, o contestualmente, è necessario andare a fare un'analisi storica del fabbricato. Qual è il periodo in cui è stato costruito, e sulla base di questo è presumibile andare ad analizzare e individuare quelle che sono le tipologie costruttive dell'epoca in cui è stato costruito, la geometria del fabbricato, che più o meno mi accennava, cioè la geometria determina un comportamento più o meno lineare del fabbricato, più o meno anomalo, cioè nel senso che si possono creare degli effetti torcenti che vanno ad agevolare quello che è il danneggiamento del fabbricato stesso. La nostra zona è caratterizzata da portici. I portici sono un elemento di debolezza notevole. Perché? Perché le parti del fabbricato hanno, tecnicamente si dice rigidezza, hanno un grado di resistere diverso da un lato all'altro del fabbricato stesso, e quindi molto spesso i crolli avvengono sul lato dove ci sono i portici. Più o meno un'analisi costruttiva l'abbiamo in qualche modo già individuato, bisogna andare ad analizzare la tipologia costruttiva, gli elementi strutturali verticali, gli elementi strutturali orizzontali, e di più bisogna capire che la qualità del materiale utilizzato. Quindi bisogna fare delle prove per riuscire a capire la resistenza di un singolo elemento costituente il fabbricato e la resistenza complessiva del fabbricato stesso. Il sisma bonus prevede quindi due metodi precisi: il convenzionale, in cui si deve seguire in maniera pedissequa la normativa e l'analisi di tutta la fabbricato stesso, e per fortuna ci sono metodi semplificati che ci agevolano un po' la vita. Perché? Perché per definire la classe di rischio sismico bisogna fare una modellazione strutturale. Si va a individuare quello che è la classe di rischio sismico, e per avere il beneficio fiscale devi fare interventi che fanno sì che tu possa aumentare la caratteristica del tuo fabbricato di una o due classi. È un po' oneroso, perché devi fare un'analisi preventiva, un progetto preventivo, vai a dimostrare che l'intervento è degno di avere il beneficio fiscale, e dopodiché puoi fare il tuo intervento. Col meno semplificato riguarda, e questo qui può interessarci, sia i fabbricati residenziali in muratura, sia i capannoni industriali. Nei fabbricati in muratura, quindi, se uno fa interventi, che sono sette, li ho rielencati, di ripristino delle zone danneggiate o degradate, eliminazione di spinte non contrastate, le falde del coperto, la stabilizzazione fuori piano delle parti di elevazione, cioè quindi contrastare il ribaltamento delle murature, il collegamento dei pannelli delle murature ai solai, e se facciamo questo, di default, automaticamente noi abbiamo diritto ad assumere che l'intervento aumenta di una classe la classe sismica di partenza. Il che vuol dire che si ha il diritto di avere il 70% di beneficio fiscale, di default.
egualmente per capannoni industriali. Per i capannoni industriali possono seguire la strada convenzionale, quindi modellare il fabbricato, individuare gli interventi che mi permettono di avere una o due classi di aumento di classe sismica. Ovvero sarebbe sufficiente fare interventi che vengono detti di eliminazione delle carenze strutturali, ed è un concetto che è stato inserito nella legge delle ordinanze successive al terremoto dell'Emilia Romagna, ovvero se io in un capannone industriale faccio interventi di collegamento tra l'asse di copertura e travi su cui poggiano le lasse di copertura, travi portanti e pilastri, pannelli collegati ai pilastri e forse in ronda anche alle travi, ecco che ottengo un miglioramento sismico di una classe. Ecco che io ho la possibilità, il diritto di avere un beneficio fiscale pari al 70%. E questo è un qualcosa che secondo me è molto interessante, perché è snello, veloce, e si riesce ad avere un vantaggio assolutamente, è un'opportunità veramente nuova. E delle zone del sisma Le zone sismiche, grazie. Le zone sismiche, c'è una contraddizione incredibile, che è questa. Per i capannoni che non hanno subito danni, in realtà praticamente sono stati soggetti a un collaudo in corso d'opera, cioè sono, non hanno avuto danni, sono stati ben fatti nel cratere. Nelle zone, nei comuni dichiarati in qualche modo di seconda fascia, in realtà in quei casi loro avevano l'obbligo di fare eliminare le carenze strutturali, ma avevano l'obbligo di adeguare il capannone, il fabbricato industriale, fino a raggiungere una capacità di resistenza pari al 60% rispetto a un fabbricato di nuova costruzione. Capiamo bene che per un capannone industriale in cui ci sono delle attività produttive, dire che io devo lavorare e rinforzare le fondazioni è veramente drammatico, tant'è che è un intervento e operazioni che non sono stati fatti quasi in nessuna parte, tranne nel capannone, che sono stati fortemente danneggiati, quindi sono stati in qualche modo. E quindi questo è un qualcosa che in qualche modo viene in aiuto, nel senso che non è necessario che io vada ad adeguare tutto il capannone, è sufficiente che io vada a eliminare solamente le carenze strutturali, quindi collegamenti in poche parole. E fatte queste premesse, poi finisco velocemente, vado a individuare e indicare quelle che sono le tipologie classiche di interventi in zona residenziale, cioè quindi un rinforzo delle solai lignei, normalmente sulle quali si va a gettare una soletta in cemento armato con rete ecosaldata, e questa soletta va ancorata nella parte perimetrale delle muratori in maniera tale da creare il collegamento tra elemento verticale della struttura portante e elemento orizzontale della struttura portante. Sotto vedete un solaio che è stato rinforzato con fibra di carbonio. Chiaro che l'evoluzione della tecnica ci aiuta molto, perché poi vedremo delle tecnologie di intervento. Solamente 10 anni fa, uno, costavano veramente tanto, due, non erano ancora sufficientemente sperimentate, tre, non erano ancora state assorbite dalla normativa, non era prevista una normativa specifica. Un altro elemento di rinforzo degli elementi verticali è quello che si chiama il mattoncino, cioè quindi si tratta di porre sui due lati della muratura una rete ecosaldata collegata da entrambe le facce, e dopodiché è gettato un intonaco spesso 4 cm in maniera tale sostanzialmente a fare due pareti in cemento armato, quindi la muratura preesistente viene in qualche modo sostituita da due lastre in cemento armato.
Sotto vediamo delle rinforze di pilastri, tra l'altro con, in alcuni casi con profili in ferro, quindi la cerchiatura, in altri casi con fibre di carbonio. Ecco, questo qui è, iniziamo a illustrare degli interventi che in qualche modo rispondono alle indicazioni della normativa. Quello qui è un rinforzo, una cerchiatura dell'intero fabbricato con delle fibre, con un graticcio di fibre di carbonio. Quindi è un imballaggio di un pacco in qualche modo. Il collegamento con il contenimento energetico è immediato, cioè a questa struttura di, a questo intervento di rinforzo strutturale si può tranquillamente affiancare un intervento di coibentazione con cappotto, quindi è sostanzialmente un cappotto strutturale. Che migliora l'estetica di un edificio. Assolutamente sì. Con il cappotto l'estetica torna omogenea. Questo è un altro esempio un po' più moderno di cappotto strutturale. Cosa vuol dire? Quello che vedete in giallo è un fabbricato preesistente e quindi non si fa altro che creare un cappotto strutturale successivamente al quale si va a inserire un cappotto termico. L'effetto finale è evidentemente un risanamento complessivo della parte strutturale. La contraddizione oggi qual è? Che uno fa il cappotto e ha dei finanziamenti del cappotto su un fabbricato la cui resistenza è dubbia, quindi si rischia di perdere soldi. Con questo abbinamento e come beneficio fiscale c'è l'abbinamento SIMA bonus, eco bonus, si riesce in qualche modo a ottimizzare l'intervento e quindi il finanziamento stesso. Poi ci sono altri sistemi che in qualche modo ogni tanto adesso iniziamo a vederli, in cui necessita un minimo di attenzione per individuare delle soluzioni creative e architettonicamente accettabili. Dipende dai gusti, ma questo è un intervento che personalmente piace, nel senso che l'elemento strutturale è in evidenza. In molti casi, questo è un po' più invasivo, però bisogna scegliere le parti del fabbricato in cui poter intervenire. Premesso, dovete stare molto attenti perché adesso quella soluzione, vedete, è obbligatoria in tutti i casi uno intervenga su un'apertura. Cioè se qualcuno del vostro condominio allarga la finestra, è obbligato a fare quella cerchiatura. Sì. Quasi in tutti i casi. Quello lì ha una funzione di controvento, è quello che lei mi accennava prima. Si può migliorare senza far uscire le persone di casa? Io dico che c'è sempre una soluzione di organizzazione del cantiere in maniera tale, è un po' come si fa per i supermercati. Tu fai gli interventi garantendo l'esercizio dell'attività. Tu devi individuare l'intervento garantendo che le persone, per quanto possibile, possono rimanere in casa. La soluzione c'è, bisogna solamente trovare i modi puntualizzare gli interventi e questo è un intervento che è invasivo però evidentemente va a interessare solamente una parte dell'intero progresso del fabbricato ed è sufficiente ad assorbire longitudinalmente le azioni sismico orizzontali. A destra è una ripetizione di quello che abbiamo visto prima, cioè in realtà c'è un avvolgimento del fabbricato con delle fibre di carbonio, quindi l'esempio è proprio quello di imballare un pacco in maniera efficace. E qui ho indicato altri esempi che sono stati fatti proprio a Bologna. Il portico è un elemento debole del fabbricato, è stato fatto una serie di portali che in qualche modo vanno a cerchiare i pilastri esistenti, le travi, i pilastri esistenti, e vanno ad aumentare la resistenza del fabbricato in senso longitudinale. Cosa vuol dire la cerchiatura di una muratura? Vuol dire che devo immaginare di fare un'apertura in una parete in muratura e inserire una struttura metallica
che ha le medesime caratteristiche che avrebbe avuto il fabbricato se non avesse asportato una parte di nuotore. Il giochino è questo qui, un gioco di equilibrio. E peraltro questo è un'altra, non l'ho fatto io questo qui, però è molto elegante come intervento, è molto garbato. Gli interventi possibili negli edifici produttivi. Ripeto perché è importante, lo considero molto importante, con l'eliminazione delle carenze, carenze strutturali, io riesco ad avere il 70% di beneficio fiscale ripartito in 5 anni. Quali sono le cose classiche? Ho riportato alcuni esempi da manuale, alcuni esempi di interventi fatti dal mio studio. Quello che vediamo a sinistra è una combinazione fortunata di una rimozione del manto di copertura in amianto e sostituzione con dei pannelli greccati con ventate e il collegamento dell'asse di copertura alle travi direttamente dall'alto. Questo vuol dire che noi abbiamo fatto lavorare le persone all'interno senza creare disturbo e garantendo l'attività di esercizio. Quelli sono elementi di collegamento tra i pilastri di angolo, ma abbiamo sempre cercato di lavorare in maniera tale da far sì che le attività produttive facessero il loro lavoro. Questi sono altri esempi di collegamenti tra i pilastri. Quello che vedete a destra in basso, scusate, un collegamento che crea un nodo non duttile, cioè quindi in realtà è una sorta di stantuffo, è un ammortizzatore in qualche modo. Un dissipatore. È un dissipatore, bravo. Questi sono altri esempi di rinforzo in cui vedete un'articolazione di interventi che vedono insieme sia interventi in fibra di carbonio che in acciaio. Io direi che mi fermerei qui, se ci sono delle domande.